Olindo e Rosa alla fine del precedente video sono usciti dal McDonald's e una suggestione che mi ha sempre colpito a Como è questa. A pochissimi metri dal McDonald's, proprio ad angolo, c'è un'agenzia viaggi col nome di Frigerio Viaggi. Loro sono andati al McDonald's per crearsi un alibi e a pochi metri dal McDonald's c'è Frigerio, colui che fece crollare l'alibi con quella molto discussa confessione. Adesso iniziamo il nostro viaggio di ritorno verso la corte di Erba. Abbiamo stimato che saremo all'auto non prima delle 21:50, vedremo a che ora arriveremo in via Diaz. Io sono arrivata con una cosa, sì, i tuoi piedi si sono spaventati quando mi hanno visto, perché l'ho occhi aperti, io la mia paura, perché ho visto pompieri, fumo, fiamme che uscivano, ho pensato, il camper da casa, il camper, sai che mi sono spaventata, perché c'è dentro la bombola, una bombola di quelli lì, non è di quelli grossi, che fa cose, e io ho pensato tutto, ho pensato. Allora siamo arrivati e abbiamo detto che stavamo qui, e hanno venuto le chiavi, sono stati prima i pompieri, c'erano solamente il fumo, perché della camera da letto è entrato. E se non è arrivato i pompieri, io non ho capito come hanno fatto. C'è un distributore solo. Siamo andati a Como, siamo tornati indietro, sto raccontando. Siamo tornati indietro e il figlio dell'avvocato Mariani mi ha chiesto. No, gli ha detto. No, perché non ci ha fatto entrare, l'ha fatto entrare. E il figlio della Patrizia, e cioè, ma proprio così fa, ma non sapete cosa è successo alla castagna? E io gli faccio, no, non so che cosa è successo, però io non lo guardavo, io mi sono staccata al figlio dell'avvocato perché io ho pensato alla casa, io ho pensato. Ecco, io non ho pensato niente d'altro. Dopo siamo arrivati qui, sono entrati lui e il pompiere a guardare la casa, il fumo così, e sono uscita subito l'avvocatessa e mi ha detto che ci sono quattro morti e un marito è ferito. Ma nessuno ha visto niente. Sembra di no. Sono stati qui anche ieri a chiedere, avrei passato ancora tutti a chiedere se hanno visto qualcosa. Sì. Se non si sveglia fuori quello gravemente ferito, che lui ha già visto qualche cosa, se era lì. Ecco, bisogna aspettare che si riprende lui, no? Allora forse riescono ad arrivare a capo di qualche cosa, ma se no non penso. Tu di quello vuoi fare? Scusate, Margherita, se lei l'ha visto sotto i portici due. Cioè il tunisino che dicono che era già giù là, ma quella là dice che l'ha visto sabato sotto i portici, però sai com'è. E non è una sola, l'hanno detto. Va bene, no. Dopo ognuno dice la sua, vedi uno che passa che gli assomiglia, in quel momento lì ti sembra di vedere lui. Ma che prima di dire una cosa così devi essere sicuro, Cioè non è che tu dici, e io ho visto passare lui, e poi dopo magari uno dice no, però mi sono sbagliato. Però io ho finito mio papà. Il camion bianco non c'era perché mio papà era già qualche giorno che non c'era. Vero. Il panda nero della madre non c'era. Per cui non erano ancora arrivati. Noi quando siamo usciti. Noi quando siamo usciti. Mi hanno andato via alle 7:10 al massimo. Noi siamo andati via prima delle 8. Però macchine non c'erano. Poi mi ha chiesto, c'era casino che si sentiva rumore. No. Noi siamo usciti, non si sentiva rumore. E macchine non c'erano, non si sentivano. Cioè tu non puoi essere lì con il braccio a guardare l'ora. Molto probabilmente saranno le ragazze. Oh, sì, ma perché poi quella della casettina non c'era neanche lei. Qualche ricerca. Questa qui non era su di sopra, non ha sentito niente, ha visto che era qua. Ma mi dicevo con la ragazza su di sopra, che ha detto che non ha sentito niente. Ha detto che ha visto un corpo lampeggiante. Che ha portato la tenda, ma ha detto che erano già su. Adesso quelli che abitano là di sotto, non so perché non, ma penso che non abbia sentito niente neanche loro, che loro sono proprio sotto sotto, perché se non ha sentito niente loro che sono sotto sotto, quelli più lontano logicamente sentono ancora niente. Adesso ho sentito una nuova al bar, che quelli di fronte, di là, loro notavano che ogni sera le persiane erano aperte,
lunedì sera erano chiuse. Ecco, e hanno detto che invece il frigiere hanno preso l'avvocato perché è stato fisso, però lui si sta riprendendo, ha detto che ha già aperto gli occhi, ha già parlato, ha già fatto il disegno della persona. Cioè ha fatto che lui l'ha visto come uomo così. Però il problema è che loro, quella cosa qui loro hanno detto, però ho detto che su altri giornali, che la persona che è stata si è fatta la doccia, si è lavato tutto il caso suo della Raffaele. Si è fatta doccia, si è fatto tutto il caso suo della Raffaele. Perché mi ha detto che penso che si è fatta anche la doccia perché c'era la doccia sporca. E si sono messi a cambiare, si è piaciuto a lei. Però pensano che prima hanno fatto fuori quelli di fuori, poi sono entrati in casa. Prima ha fatto quelli di fuori e poi sono entrati in casa. Perché Frigerio ha detto che gli ha fatto capire i carabinieri che dopo sono entrati in casa. Perché se il modo come mi hanno fatto del male, hanno detto se quella vena lì era nel punto, perché hanno detto che tutti li hanno fatti così. Tutti li hanno fatto così, perché ha detto che gli hanno preso tutti quella vena. Una malformazione genetica, sì. Come uno che c'è il cuore destro. E ha detto fa, e lui si è salvato per quello. Perché sennò ha detto che non si salvava. Perché ha detto che non è andato del diritto a fare così. Ha detto che è stato del davanti e ha detto facendolo dal davanti, ha detto che come si chiama, non sono andato in profondità e non gliel'hanno presa. Perché non ci sono spostato? Sì, il posto di qui ci sono tanti, diciamo, dei miei perché sennò ha detto che moriva anche lui. E ha detto che la mamma invece non si è raccontata perché ha detto fa proprio che bruciata. Ha detto fa solamente un po' in davanti, basta, si è bruciata. Ha detto che le cenere ci sono, ha detto fa la parte che c'era per terra, però ha detto che pochissimo, cioè non sanno neanche come si chiama, quanti colpi che mi hanno dato la mano, perché ha detto che non hanno posto da te, cioè c'è pochissimo. E hanno detto che c'era il gruppo che ha detto che è bruciato, perché ha detto che c'era il gruppo che il perché, ha detto che anche sui muri c'era il perché. Perché la Daniela lo saprà bene, perché la Daniela gli aveva spiegato tutto bene come era la casa. Tutto lì? Tutto lì. E l'unica cosa che ha detto che si è ripreso, ha aperto gli occhi e tutto, ha detto fa. Non ha altri segni, altri posti, fa un po' la testa picchiata, ma solamente che c'è. Però pensano un altro coltello perché ha detto quello che hanno inferto su di loro tagliava di più l'accetta. Invece quello che era lui è un coltello perché non ha arrivato quel punto lì. Mi ha detto che un pelo mi ha detto fa, ma neanche un pelo che non poteva prendere. Poi adesso bisogna vedere cosa si ricorderà, perché chissà lo sciopero subito. Questo è il problema della mangiare, le cose che fa. Non mi sono salvato.
fatto un citofono. Allora è venuto dentro un carabiniere che se ne intendeva un po', per far cessare il rumore che sembrava la sirena, abbiamo tagliato i fili, li abbiamo scocciati e il rumore è sparito. Allora io cosa faccio? Il giorno dopo telefono all'amministratore e gli dicono, mi mandi quello dei citofoni perché qui non fa niente. Nel frattempo qui fuori e fuori sul cancelletto ho messo su un cartellino, qua su, sul mio citofono, perché se arriva qualcuno è inutile che stia a suonare, se no vanno. Sul giornale cosa hanno scritto? No! Che la gente qui praticamente ne ha piene le scatole dei giornalisti e pur di non rispondere ha messo del campanello e guasto. Invece è guasto per me. Ieri pomeriggio, finalmente, no? Ieri pomeriggio finalmente arrivano i due quelli che hanno fatto l'impianto qui, no? E hanno detto che molto probabilmente saltato dai venti là, magari con l'acqua con fuoco, saltato dai lì. Allora mi hanno messo a posto, quello di fuori, parlo, rispondi tutto, questo qui si sente solo il campanello perché devono andarmi là a lavorare ma non li lasciano entrare perché tutto non è a posto, no? E poi gli hanno messo su che noi per non essere disturbati mi hanno scritto che sono guardi i campanelli. Lei torna e cosa... Che tragitto fa e quando arriva a dove va? Niente, la stessa strada che ho fatto andare, quella principale, di Pau, Alba Villa. Devi telefonare a nonna. Sì, lascia stare. No, non te la fanno perché ci hanno messo la casa sotto sette. Sì, lo so, fa niente. Ok. Fa niente, no, non preoccupare, non cambia. No, io non cambio, mi stai rimanendo molto. Cosa? Oggi è... Perché ci hanno fatto questo? Lo so, devi essere forte. Adesso ascolta, magari per un po' la conosci bene. Ok. Allora, sentiamo un po' cosa dici, l'avvocato. Non cambiamo, se ci abbiamo lo stesso, non lo chiamiamo, cos'è? Poi se vogliamo prendere per ora, decidiamo di prendere per ora. Allora faccio una cosa, io mi faccio lì, ci pensi tutto te. E tu che avvocato scelto per l'ufficio? Io non è che ti ho detto che ci pensavi tu. Allora scelgo se è lo stesso e quello che scelgo io. Dopo gli chiedo se è lo stesso. E dopo vediamo cosa tu ce l'hai fatto. Ok. Capito? Però devi farti coraggio. Sì. Ma perché ho fatto tutto questo? Io te l'ho detto, ma lasciarlo, non siamo per nessuno noi. Dai, ve l'ho detto anch'io. L'avevo detto che ci dividevano. Non preoccuparti. Non preoccuparti. Sii forte. Ok. Adesso vediamo domani, dopo, come funziona, cosa ci dice l'avvocato, poi resteremo benissimo in contatto con l'avvocato, quello che è, e poi decidiamo. Ok. Ok. Okay. Però cerca di essere forte. Va bene. Ecco, che le cose si sistemano, non ti preoccupare. Tutto bene. Ma a casa c'è tutto sistemato. Fa niente, non preoccupare. Dopo gli daremo le chiavi a qualcuno, o non so. Vediamo un'anda o se viene qualcuno. No, perché mi hanno chiesto di... Io non avviso nessuno perché non voglio preoccupare. Se qualcuno viene a farci, verrà a farci visita, che gli fa piacere. No, io invece ho pensato una cosa, se loro ti lasciano telefonare con il telefono. Ma non c'ha le chiavi di casa, come fai? Hanno sequestrato la casa, non è anche nel campo. Quindi se sono sequestrato non puoi entrare, ci pensano loro. Allora gli daremo anche il qualcuno. Adesso non posso spostare questo perché devono continuare l'indagine. Ok. Speriamo che trovano. Qualcuno. Non ti preoccupare, l'importante è cosa. Giusto. Lasciate andare. Domani siamo qui, questo è un'altra cosa che devi fare. Io ho letto il coso, c'è scritto che quello là mi ha visto. Ma non è vero, non sei salito. Aspetta, c'è scritto che quello l'ha visto. E poi ho trovato delle tracce di sua moglie e sulla macchina. Quelle due cose qui ci sono. Sulla macchina? Sì, sulla macchina. Delle tracce. Adesso, ma la nostra macchina? Sì. Quando arriverà l'avvocato, sentiremo bene come stanno le cose. Ok. Finché non arriva l'avvocato, gli diciamo quello che abbiamo sempre detto. Non siamo sentiti. Comunque fatti. Non piangere. Cosa? Devi essere forte. D'accordo? Cos'è che ti vuoi dormire? No, io... Cos'è che ti vuoi dormire? Se devi fare coraggio. Se non ci vediamo, ci sentiamo tante avvocato, tante problemi. Però tu, fatti sempre coraggio. Non lasciarti andare. No, no. Non serve niente. A questo punto siamo arrivati
andiamo avanti, vediamo com'è. Okay. Anche se per essere da una parte, magari io stavo da quell'altra, no, va bene, cosa devi fare? Non piange. Non piange. Perché? Hanno fatto questo subito, magari? Non piange. Prometti che sei forte. L'importante è che sei sempre forte. Sentiamo cosa dice. In base a quello che dice, dopo ci ricordiamo, giusto? Ecco. Adesso resteremo qui un po' di tempo fa, che ne so. Cosa devi fare? Cosa? Non continuare a piangere. Scusami, ma non ce la faccio sapere. Io lo so, però è così, Ciccia. Guarda, tanto ci vediamo ancora. No. Ci vediamo. Ci uscirà. Sì, ci vediamo ancora, non ti preoccupare, Olimpo, eh. Insomma, tanto coraggio, abbi fede e forza. Tanto il tempo passa, non sembra lungo il tempo, ma non lo vedi neanche. L'anno prossimo, quello che qui sarà già passato un anno. Pensa un pochino a te, Abbiamo fatto tanti sacrifici. Lo so, appunto per quello. Cerca di ricordare tutto quello che abbiamo fatto e tutto, no? Quando ti senti un pochino triste, pensa a quello e vai avanti, non lasciarti andare, prometti? Oggi non sai quello che succede domani, giusto? Però di farti coraggio e non piangere sempre. Prometti? Topi. Perché non c'è qualcuno che ci aiuta? Non ti preoccupare. Ci porta via tutto quello che abbiamo fatto. Non fa niente, Rosa, non fa niente. L'importante è che ci stiamo noi. Dopo che si portano via tutto, niente. Prometti, non pensare alla casa, a quelle cose, quelle si possono rifare. Adesso vediamo come va, con di cosa siamo accusati, eccetera, eccetera, la cosa e l'altra. Lo sentiamo cosa ci dice un po', eh? Dai, andiamo a vedere. Non piangere, su. Ciao.
Non c'è niente. Così io ho pensato questo. Non c'è niente, Rory. È tutto stato una cosa che hanno fatto tutto loro. Ancora adesso torno a ripetere. Loro glielo ho ripetuto 100 volte. Allora mi ha spiegato la situazione un po'. Ok. Mi ha spiegato che mi ha detto che loro ci tengono qui dentro quando ti fanno tutte le indagini. Sì. Se per disgrazia torna qualche cosa, poi ti processano e danno la classe. Se invece confessi, cioè gli attenuanti del rito variato, dici la verità, che quando non c'entra niente, eccetera, eccetera, che ha fatto solo armi, e non becchi niente. Ma non è vero. E io prendo gli attenuanti e finisce tutta la storia. Non è vero. Lo so, c'è quella prospettiva qui. Allora io adesso devo decidere o continuare così, o continuare per 5-6 mesi, dentro quell'età che devo fare, eccetera. Ma come stai tu? Io ti dico la verità, mi metto già, non posso più. Sono lì da studi, sono in isolamento. Anch'io. Non so. O se no, può continuare così e lasciare fare quello che devono fare e dopo prendere poi quello che si prende. O se no, si dice la sua confessione. Ma che cosa c'è da confessare? Non siamo stati. Lo so, però aspetta, per tagliare le gambe al topo, metti che sono io. Ma quando sei andato su Wall? Non so cosa, ma per finire questa storia qui. Ma perché devi dire che non è vero niente, Oli? Sai che non è vero niente tutta questa cosa? Ancora adesso io lo dico e lo torno solo sempre a ripetere. Ti pesa così tanto? Sarebbe lì così. Cosa vuoi fare? Io non lo so. Se facciamo così, teniamo anche dei benefici, qualche cosa te vai a casa. Ma cosa vado a casa a fare, Oli? Vuoi che esco di qui e mi butto sotto un treno? No, quello no, Ciccia. Ora non mi fanno solo me. Non fa niente. Io non mi voglio. Anche tu. Non so neanche cosa fare. Allora, ascoltami, Ciccia. Non è vero. Lo prego, già aiuti, non è vero. Lo prego. Ciccia, cosa? Allora cosa facciamo? Non è vero niente. Se non lo facciamo finire, non è basta. Ma cosa? Niente, cosa facciamo finire, è basta. No, non è vero. Va bene. Veniamo un attimo al ritorno. Lei torna e cosa? Che tragitto fa e quando arriva a Erba dove va? Niente, la stessa strada che ho fatto andare, quella principale. Di Powell, la villa. Poi quando arrivo lì a Erba in piazza Mercato, niente, lì è senso unico dove abito io. Sono obbligato per forza andare su di lì. A parte nei giorni di mercato che fino alle 2 scendiamo in contromano perché è l'unica entrata che si può fare, ma se no gli altri giorni siamo obbligati a entrare da lì, siamo obbligati perché è senso unico. Quando è arrivato con la macchina cosa ha notato di strano? Niente, c'era tutto chiuso, c'era lì un casino di gente, no? E mi hanno detto che, a parte che avevo visto anch'io che non si poteva passare, però ce n'era lì uno con la pettorina gialla, non so neanche chi, non mi ricordo neanche chi, ma mi ha detto posteggi qui e entri a piedi. E lei è entrato? No, niente, ho girato, ho posteggiato lì in piazza Mercato e se ne ci siamo avviati a piedi verso casa. Dove ha parcheggiato esattamente? Giù dove c'è la farmacia più o meno. Quella zona lì, l'unico buco che ho trovato. Poi è sceso dalla macchina. Non si è sceso dalla macchina. Sua moglie è sempre con lei? Sì. Sua moglie ha un telefonino? Sì. Sì, ce l'aveva? Mi pare di no. Avete chiamato qualcuno, non so, qualche amico, qualche parente per dire che stava succedendo qualcosa? No. No, ha avuto modo di chiederle ora, informarsi su che ore erano, quando ha visto questo? No, non lo so, perché quando siamo scesi c'era lì la gente, poi dopo c'era lì un paio di ragazzi che conosciamo che ci hanno detto cos'era successo. Chi sono questi ragazzi che conoscevate? Praticamente uno è Nicola, il figlio dell'avvocato lì dove mia moglie fa i mestieri. Ricorda il cognome? No. Si chiama Nicola, ha detto. Nicola, sì. Figlio dei signori dopo i suoi mia moglie va a fare il mestiere la mattina, sì. Ho capito, era da solo questo Nicola? Ma c'era, no, c'era lì anche altri due o tre ragazzi insieme, no? E ci hanno detto che era successo un incendio così cosa vuol dire? Vi hanno detto che era successo che cosa esattamente? Ma io non ci ho badato, non ho neanche capito bene quello che hanno detto, no? Però hanno detto che era successo un incendio, allora ci siamo avviati verso casa. Ma quando le hanno detto che era successo l'incendio, ha visto già che l'incendio veniva dalla,
da casa sua oppure non lo sapeva ancora? No, non lo sapeva ancora perché c'era la strada chiusa. Non poteva vedere. Non potevo sapere dove era l'incendio. Quando lei si avvicina verso casa sua, quindi a piedi? A piedi, sì. Con chi è? Con mia moglie. C'è ancora questo ragazzo che mi ha incontrato e non mi ricorda? Non lo so se lui si è fermato o ci ha seguito fino là. Questo non lo so, non lo so dire. Fino là dove? Fino, diciamo, fuori dell'ingresso del cancello, lo abitiamo. Di via Diaz 25. Di via Diaz 25. Questo non so se lui si è fermato lì dopo che ci ha detto o se è venuto là, questo non glielo so dire. Quando è arrivato lì al cancello di via Diaz 25, ha visto qualcuno che conosceva, a parte questo Nicola? Allora, sull'attimo no, perché c'era lì talmente tanta gente, non ci ho fatto caso. Siamo entrati in cortile, magari c'era lì tanta gente che conosco, però non ci ho badato. Ma non era sbarrata la strada con un altro qualcosa? Sì, ci hanno lasciati passare perché gli abbiamo detto che abitavamo lì. Con chi ha parlato? Niente, quando sono entrato dentro c'era Vittorio vicino di casa e vigile del fuoco. Vittorio chi è? È quello che abita nella casa lì in cortile. E il vigile del fuoco chi era? E il vigile del fuoco è Bartesaghi. Il Bartesaghi. Bianco. Esatto. E che ore erano quando è successo questo incontro? E noi siamo arrivati, le ho letto, più o meno alle 11, agli 5-10 minuti, il tempo di arrivare là. Più o meno, In quel momento lei ha visto, ha realizzato che il fumo, l'incendio veniva da vicino a casa sua? Sì, perché quando siamo arrivati là c'era entrando dal cancello si vedeva l'autoscala dei pompieri con la scala che puntava nella finestra su di sopra. C'era. Poi dentro c'era il camion con la luce. Ma si è chiesto, immagino, cos'era successo. E allora mi hanno detto, guarda che c'è stato un incendio, ci sono 2-3 morti. Mm-hmm. No. E allora, così parlando con il vigile del fuoco, gli ho detto, guardi che io abito qui. Allora cosa abbiamo fatto? Siamo entrati in casa nostra a vedere se era successo qualche cosa, visto che abitavo di sotto. Siete entrati dove? Nella corte o nell'appartamento? Eravamo già in corte. Dalla corte, parlando col vigile del fuoco, siamo entrati nel nostro appartamento. Quando siete entrati nel vostro appartamento, la casa era l'avete aperta voi o era già aperta? L'abbiamo aperta noi. Quindi era così come voi l'avete lasciata? Sì. Sì. C'erano le luci spente? Sì. Sì. E cosa avete fatto? Siete entrati? Niente, siamo entrati, io. Decisamente lei? Mia moglie e 2 vigili del fuoco, 3, non lo so, 2 di sicuro. Che lei conosceva? No, non so neanche che faccia abbiano, a dire la verità, quei 2 che sono entrati. Non me li ricordo proprio più. Sono entrati perché c'è anche per vedere se potevamo entrare in casa. Intanto abbiamo completato il nostro viaggio di ritorno, ci abbiamo messo circa 22 minuti, potrebbero anche essere le 22:10, 22:15. Sembra quindi chiaro che Olindo e Rosa a Como abbiano fatto altro oltre che andare al McDonald's. Josef, 2 anni, la madre Raffaella Castagna, 30 anni, la nonna Paola Galli e una vicina di casa, Valeria Chiarubini, 50 anni. Grave invece il marito della vicina, Mario Frigerio, 60enne,